Sono 1.800 i ragazzi che negli ultimi 15 anni hanno avuto come casa, almeno per qualche giorno, il Punto Giovane di Riccione. Era un compleanno importante quello di ieri per la realtà che in diocesi è punto di riferimento per la pastorale giovanile con proposte di convivenza per gli adolescenti ma anche per i giovani adulti. Per Don Franco Mastro Leonardo, che insieme ad una manciata di giovani nel 1998 fondò il Punto Giovane, si tratta di una storia di salvezza. L'algoritmo di Google, che fra l'altro è iniziato proprio 15 anni fa insieme al Punto Giovane, è qualcosa di segreto, di misterioso, e allora penso che l'algoritmo del Punto Giovane lo conosca solo il Signore, non siamo mai riusciti a tirarlo fuori. Alla celebrazione di ieri sera sono stati invitati partecipanti alle convivenze di questi ultimi 15 anni. C'era Chiara, che ha l'età del Punto Giovane, perché quando i suoi genitori fecero l'esperienza lei era nella pancia. Danilo, che al Punto Giovane ci è arrivato da adolescente. O Eleonora, che partecipò alla prima convivenza iniziata il 15 ottobre del 98. Molto emozionante vivere questa messa, perché mi ha fatto ripercorrere appunto questo passaggio dall'essere un ragazzo che ha conosciuto il Punto Giovane con la scuola, attraverso la convivenza con la sua classe, e questa sera essere qui come membro così del Punto Giovane, educatore. Sono contenta di aver fatto queste esperienze che mi hanno aiutato a crescere, penso anche ai miei figli, di potergli dare questa possibilità anche loro in un futuro di fare un'esperienza del genere. 15 anni come l'età con cui iniziamo a lavorare, quindi è proprio una data storica questa, 15 di ottobre, giorno di Santa Teresa d'Avila, poi una che ha costruito l'adolescenza della Chiesa.